viene a conclusione la 67esima Sagra del Mandorlo in Fiore e il 57esimo Festival Internazionale del Folklore. Ieri i primi spettacoli al Pala Congressi del Villaggio Museo, un luogo quotidiano e l'altro serale, ripresi entrambi integralmente dalla nostra emittente. Oggi è altra giornata densa di appuntamenti. Nel pomeriggio ancora spettacoli, con inizio alle 16 alle 21 al Pala Congressi. In quello serale è prevista la presenza di numerose autorità cittadine e di rappresentanti della giuria tecnica che dovrà decidere il vincitore del Tempio d'Oro 2012 che sarà consegnato domani. I gruppi partecipanti al Festival del Folklore sono 13, a Diezia, Bielorussia, Burkina Faso, Bulgaria, Colombia, Isola di Pasqua, Cile, Georgia, India, Irlanda, Perù, Serbia, Slovacchia, Messico. Tutti i gruppi che si esibiranno sul palco allestito davanti il Tempio della Concordia. La giornata è per inizio alle 9. I gruppi internazionali, insieme al Gruppo Storico d'Italia, partiranno da Piazza Pirandello per attraversare il Salotto Cittadino e poi giungere allo Stadio Assemblo. Alle 14, davanti il maestoso Tempio della Concordia, lo spettacolo conclusivo, che si spera sia accompagnato dal calore che il sole vorrà regalarci. Quella della 67esima edizione della Sagra del Mandorlo in Fiore è stata una settimana molto varia dal punto di vista meteorologico. Vediamo in questo servizio cosa ci riserva la giornata di domani. Quella che si sta concludendo è stata una settimana all'insegna dei capricci delle condizioni meteorologiche che hanno cercato di turbare in qualche modo la Sagra del Mandorlo in Fiore. Fortunatamente le manifestazioni principali non sono state rovinate, basti pensare alla cerimonia dell'accensione del tripode dell'amicizia di martedì sera e all'ottima riuscita della fiaccolata dell'amicizia del mercoledì, che è stata assistita da una bellissima serata caratterizzata da un cielo stellato e senza un margine di nuvole. Non è andata tanto bene ieri mattina, quando la sfilata in via Atenea e le esibizioni in piazza Cavour sono state annullate a causa del maltempo. Stessa cosa questa mattina, è stata la pioggia ad essere la protagonista della scena, facendo annullare ogni appuntamento previsto all'aperto. A questo punto ci si chiede come sarà la giornata di domani in occasione della cerimonia di premiazione conclusiva della festa del folklore. Le previsioni sono piuttosto articolate: pioggia in primissima mattinata con schiarite durante il corso del giorno e rovesci durante la notte. A quanto pare il momento più atteso della manifestazione non dovrebbe subire turbamenti. Si spera dunque che tutto venga confermato al risveglio della città del tempo. Ricevuta questa mattina dal sindaco di Agrigento, la delegazione ufficiale dell'amministrazione comunale della città di Cori, presente in città in occasione della 67esima Sagra del Mandorlo in Fiore, è andato per voi Dino Cavallo. Saltata la sfilata a causa della pioggia, l'esposizione storico si è tenuta all'interno del Teatro Pirandello. Sul palco si sono alternati gruppi partecipanti all'11esima edizione del Corteo Storico d'Italia, provenienti da Cori, una cittadina laziale in provincia di Latina, e dalla città siciliana di Novo. Purtroppo il tempo oggi non ci ha assistito come nelle giornate precedenti e quindi abbiamo fatto l'appuntamento, diciamo, qui al Teatro Pirandello, l'incontro e lo scambio di doni, di tradizioni, di culture con queste due comunità che sono presenti nella nostra città.
Pelo Nero Disney Giocheria, il negozio ideale per te e i tuoi bambini. Tantissime occasioni con una vasta scelta di giocattoli a norma CE, con requisiti di giocabilità, sicurezza e qualità dei materiali. Da noi puoi trovare giocattoli delle migliori marche a prezzi imbattibili. Il tutto curato da uno staff specializzato a soddisfare tutte le esigenze dei tuoi bambini. Vieni a trovarci nel nostro punto vendita del Villaggio Mosè, in via Leonardo Sciascia 200, telefono 0922 60 80 05. Pelo Nero Disney Giocheria. Disponibilità, servizio e convenienza. Rieccoci nuovamente insieme, riprendiamo con la nostra informazione. Un grande supermercato, una caffetteria, un'edicola e un autolavaggio saranno ospitati all'interno del parcheggio pluripieno di Piazza Rosselli, cui i lavori di completamento sono già cominciati. Agli esercizi commerciali si accederà da una galleria. Il parcheggio avrà 7 piani, 3 interrati e una capienza complessiva di 546 posti auto. Alla struttura si accederà da Piazzale Rosselli. L'impresa che si è aggiudicata il progetto financing per il completamento della struttura ne assumerà la gestione per 30 anni, poi l'impianto passerà al comune. Parliamo di politica, riunione questa mattina del PDL, tanti dubbi ancora su come si muoverà il partito per le elezioni comunali di Agrigento. Toto Frequente. In questo momento la loro posizione non è definita. Il PDL riunisce oggi i vertici provinciali per parlare di elezioni, ma ancora nessuna novità. O almeno qualcosa c'è nell'aria. Forse le primarie non si terranno. Miriamo ad un'alleanza con i partiti più vicini ai nostri valori e ai nostri ideali. Se questa alleanza riesce, noi eviteremo le primarie, altrimenti sceglieremo il candidato alle primarie, ribadendo primarie aperte a tutta la cittadinanza, non le primarie di partito. Ma dal PDL assicurano, prima del nome del candidato servono le alleanze e si pensa a PID Grande Sud, ma anche all'UDC che alla regione è uscito dal governo di Lombardo. Ma ad Agrigento città c'è già il loro candidato, il sindaco uscente Marco Zambuto. Ma l'UDC ad Agrigento città ha già un suo candidato sindaco, che è il sindaco uscente, che loro hanno già presentato, quindi la vedo un po' difficile. Grande Sud però pensa ad andare da sola. Stiamo interloquendo, io ritengo che ancora ci siano davanti delle settimane che possono portare ad una sintesi, alla costruzione di una coalizione moderata. C'è però il patto per il territorio che chiede di, vuole mediare tra voi e l'UDC e Zambuto almeno. Ma certamente il PDL costruisce un percorso politico, una proposta per la città che è certamente alternativa al sindaco uscente. Le decisioni più importanti dovrebbero essere prese giorno 26, quando si terrà il congresso provinciale. Intanto si pensa alle liste per il consiglio comunale. Il PDL pensa e sta lavorando alacremente su una forte lista formata da giovani, da donne, da professionisti, da imprenditori, una lista capace di essere attrattiva sul territorio, nel contempo su un programma chiaro e definito. Apertura anche alla società civile. In pratica il PDL osserva il contesto politico agrigentino a 360 gradi. Angelo, il nostro partito si sta muovendo, perché il nostro partito intanto sta preparando dei programmi e quindi una piattaforma programmatica da proporre evidentemente nelle interlocuzioni politiche sia agli alleati, quindi agli altri partiti, ma anche alle associazioni, al mondo del volontariato e a tutte quelle realtà, quei fermenti attivi nelle città. E l'onorevole Vincenzo Fontana apre una prospettiva. Il candidato sindaco del PDL potrebbe essere un soggetto esterno ai partiti. Mentre prima si pensava all'appartenenza, alla stretta appartenenza e quindi ad avere comunque ognuno il proprio candidato, oggi credo che queste dinamiche siano veramente cambiate, nel senso che oggi si pensa più al bene comune e quindi a trovare una persona che con intelligenza, sapienza, passione, amore per le varie realtà locali possa veramente dedicarsi al bene comune. Si è tenuto oggi il primo appuntamento di Formare per Governare, il corso di formazione politica ed amministrativa che Polis mette in campo per fornire importanti rudimenti alla futura classe dirigente. Toto Frequente. Che ambisce diventare consigliere comunale ad Agrigento, ma anche amministratore, sindaco, perché no, ma anche assessore, deve avere delle basi. Deve sapere come funziona una pubblica amministrazione e per questo voi avete organizzato questo seminario. Sì, assolutamente. La conoscenza è alla base il sapere è alla base del sapere amministrare.
il passaggio è quasi obbligato. Chi vuole provare a dare il contributo fattivo all'interno del Consiglio Comunale, all'interno della nostra amministrazione, necessita di una preparazione di base, una conoscenza che possa dare i primi approcci assolutamente costruttivi. Questo è il fine, questo è lo scopo del nostro incontro. Indubbiamente i primi, diciamo, utenti di questo seminario sono proprio, siete voi, quelli che tra l'altro scenderete in campo proprio nella lista dei polis. Sì, sì, però io vorrei, abbiamo detto diverse volte che è aperto a tutti, il cittadino comune può venire ad ascoltare, perché sentir parlare di Europa, di vincoli che ci sono e che ci legano fortemente all'Europa, è una conoscenza che ci aiuta anche nella vita, nelle scelte di ogni giorno. Il conoscere e sapere i tecnicismi dell'amministrazione aiuta il cittadino a comprendere l'operato dell'amministrazione e può giudicare ancora meglio l'operato relativo. Il movimento dei forconi di Palma di Montechiaro da giovedì ha occupato l'aula consiliare del comune di Palma. In questi giorni tanti sono i cittadini che si sono uniti alla protesta e si attende per domani l'arrivo a Palma di Mariano Ferro, leader del movimento. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare, dice il rappresentante locale del movimento Rino Nolfo. Questa è una protesta pacifica contro la crisi economica che ormai sta soffocando tutti i settori trainanti, il territorio siciliano e in particolare l'agricoltura. Il progetto sperimentale predisposto dal liquidatore di Gesa Teresa Restivo per avviare la raccolta differenziata porta a porta nei 19 comuni di competenza della società d'ambito doveva essere sottoposto questa mattina all'esame dei sindaci. Un esame è andato a vuoto in quanto non erano presenti alcuni sindaci e la provincia. Il progetto, se approvato, consentirà una raccolta differenziata molto diffusa e capillare e nel frattempo di risparmiare cifre notevoli con evidenti benefici sulla bolletta che si ritroveranno gli utenti. Convocato per lunedì prossimo dal presidente Eugenio D'Orsi il Consiglio di amministrazione dell'Ato Idrico, un ordine del giorno ricco di importanti argomenti. Sofia Di Nolfo. Un ordine del giorno di particolare importanza, quello che caratterizzerà il Consiglio di amministrazione dell'Ato Idrico che si riunirà lunedì. Andiamo con ordine. Si analizzerà innanzitutto la questione relativa alla stabilizzazione di 8 ex dipendenti del Consorzio del Voltano che passeranno alle dipendenze dello stesso Ato. Tra loro quelli con la qualifica di operaio andranno in comando dirigenti acque, visto che la stessa ha maggiori possibilità di fruire in pieno della loro opera. All'esame dell'ordine del giorno anche l'ipotesi di compartecipazione con un'aliquota del 30% di dirigenti acque alla spesa di realizzazione degli impianti idrici in diversi comuni della provincia. La somma in questione è di circa 64 milioni di euro che è stata già erogata dal Dipartimento dei Rifiuti e delle Acque, che farà sì che si possano sistemare tutte le reti idriche tra Agrigento e Sciacca. Anche il bilancio di previsione 2012 sarà sottoposto all'esame del Consiglio, che dovrà poi a sua volta inviarlo all'Assemblea dei Sindaci prevista per il 28 e il 29 di questo mese. Se la seduta sarà valida e che necessita la presenza del numero legale degli amministratori locali, allora oltre all'approvazione del bilancio si esaminerà anche la struttura tariffaria. All'interno della scuola elementare Lauricella di Agrigento, delle Viale della Vittoria, la presenza del responsabile della sicurezza della scuola stessa, dei tecnici comunali e del dirigente scolastico è stato eseguito il collaudo e la relativa consegna della scheda metallica antincendio e di sicurezza che viene posta sul lato nord-est dell'edificio scolastico. L'opera, che ha avuto un costo di circa 102.000 euro, era stata realizzata negli anni scorsi e per motivi legati a procedure burocratiche non era stata ancora sottoposta a collaudo. Sono stati riaperti i termini per aderire al distretto turistico Valle dei Templi. La data di consegna delle schede di adesione è fissata per il prossimo 18 febbraio. Successivamente andranno esaminate ed approvate dall'Assemblea dei Soci prima del deposito presso l'assessorato al turismo della regione siciliana. La sede legale del distretto è il Palacongressi del Villaggio Mosè, mentre quella operativa all'interno del consorzio turistico Valle dei Templi di Agrigento.
Dopo Piccolo, Grande e Varietà in cartellone nella stagione scorsa, Umberto Scida, Elena D'Angelo e Armando Carini, insieme alla famosa compagnia italiana di operetta, sono tornati ad Agrigento ed hanno nuovamente riscosso tanti applausi. Non poteva essere altrimenti per uno spettacolo capace di coinvolgere e di interagire con il pubblico. Due ore di divertimento puro per un classico tra i più apprezzati del genere, che è stato sottoposto in alcuni tra i più importanti teatri italiani. Stiamo parlando di Cincillà, che si è andato in scena al Teatro Pirandello di Agrigento. L'operetta, con la regia di Umberto Scida e le coreografie di Monica Emmi, torna in scena anche questa sera alle 20.30 e domani con inizio alle 17. Lo spettacolo, tra gelosie e bizzarri equivoci, riserva un finale strappa applausi. Un'occasione da non farsi sfuggire dunque, non solo per gli amanti dell'operetta. Un gruppo di giovani ragazzi della provincia di Agrigento questa mattina hanno dato vita ad un'estemporanea di pitture a Porta di Ponte. L'attività degli artisti ha avuto come oggetto il tema della Sagra del Mandorlo in Fiore, una nuova iniziativa che gli organizzatori hanno intenzione di ripetere anche il prossimo anno e con ulteriori novità che al momento non vengono svelate. Ad organizzare l'evento Alessia Contino, mentre a coordinare il progetto Nuccio Mula e Mimmo Scozzari. Riprende dopo una giornata di sosta il campionato nazionale di Serie D. Un paio di derby siciliani contraddistinguono la giornata e su tutti spiccano Acireale Messina e Nissa Adrano. La lotta inizia a farsi dura per la salvezza ed il campionato è sempre più acceso ed imprevedibile. Turno difficile per l'Icata di Beppe Balsamo, che sabato in anticipo si reca alla Lamezia contro il Sambiase. Impegno casalingo per il Noto, che ospita la Batti Pagliese senza tifosi. Senza tifosi al seguito, mentre il Palazzolo rende visita al Valle Grecanica. Ancora sport, è tutto pronto per la 21esima giornata del campionato di eccellenza Girone A. Nessun anticipo, tutte le gare vengono giocate di domenica a partire dalle 15, fatta eccezione per il San Giovanni Gemini Terrasini. Due gli arbitri designati dalla CAI per altrettante partite molto importanti ai fini della classifica generale. Ribera Alcamo è stata affidata a Rami Ibrahim di Torino, mentre Atletico Campofranco Camarat, in programma sul neutro di Castel Termini, è stata assegnata a Gabriele Agostino di Bologna. Arbitrerà Salvatore Riso di Enna la partita Valderice Acragas. Altra giornata cruciale nel campionato di promozione Girone A. Due derby tutti agrigentini, un incrocio importante ai fini dell'alta classifica. Si giocano a Cianciana, dove sarà di scena il capolista Profavara, ed Aragona con i Raffadali, terza forza del campionato. Ma sarà anche importante seguire ciò che succederà a Campobello di Mazara, dove lo Sporting Arenella non avrà vita facile contro la compagine di Mimmo Bellomo. Gara ad alta tensione si gioca a Cimini, con lo Sciacca di Ettore Milanese alla ricerca di un ennesimo risultato positivo stagionale, mentre non è da trascurare Strasatti Capaci e Villabate Canicattì, con i biancorossi privi di qualche pedina importante. Per consentire alla cittadinanza di donare il proprio sangue con generosità, l'ADAS effettuerà due raccolte, una domani a Castel Termini in via Matteotti dalle 8.15 alle 12.15 ad Aragona davanti la parrocchia Madonna del Rosario, sempre domani alla stessa ora. A tutti i donatori saranno inviate a cura della stessa associazione le analisi cliniche effettuate in occasione della donazione. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a tutti voi auguro un buon pomeriggio e un buon fine settimana. Arrivederci.